We are Perdut present. Salve ragazzi, bentornati sul nostro canale. Gli mortacci delle aquile, ma purtroppo rompono sempre il cazzo e quelli le sparano. Oggi ritorniamo con un nuovo gameplay su Far Cry 4, sempre con una missione di Willis, perché ohimè è l'unico. E andremo a fare cosa? Dimmi il nome della missione, dimmelo subito. Ah già, è giusto in tempo, stavo proprio finendo. Ci siamo, ho un ultimo lavoro per te. Sei quasi alla meta, forza, sali. Tu guidi con la vodka? Non la buttare, ho bevuto un sacchiello di caffè, tra poco mi serve. Cristo. Sembra di metallo al titanio, figa. Di nuovo Himalaya. Oh, spero di trovare i leopardi delle nevi perché sennò mi incazzo. Ti dirò la verità e non ti piacerà per niente. Tuo padre ha cercato di uccidere tua madre perché voleva lasciarsi tutto alle spalle. Il sentiero d'oro, il Kirat, la causa. Che cosa? Uno, tua mamma era la Kuna Matata, o come cazzo chiamano le ragazzine. Due, tua madre spiava Pagan, anche se un po' le piaceva. Tre, tuo padre era un patriota e tutti i patrioti che ho conosciuto erano figli di puttana. Per il resto, un altro tenente di Yuma deve morire. Pensaci tu! Insomma, devo cercare come l'altra volta sto cazzo di tenente che... Dupal, eh? Spero di no, guarda. Dove cazzo è Pagan? Perché Pagan non c'è mai? Vi presento la nuova arma. Morte dal cielo, vai. Tempio di Hahasha. Devo arrivare là? Dio buono. E andiamo a volare. Volare. Devo piazzarmi su quella roccia tattica. No, che cadi. Aprilo in due con il coltello o con quello che vuoi. Yuma capirà. Passo e chiudo. Abbiamo ferito ancora prima di arrivare sulla roccia. Volevo andare sulla destra. Vabbè. Ho sbagliato. Ok, siamo atterrati, non so come. Aprilo in due con il coltello o con quello che vuoi. Yuma capirà. Passo e chiudo. O devo sventrare allora, mi piace. Ho acquistato l'abbattimento pesante, quindi ragazzi adesso posso abbattere i colossi. Che c'è uno yak. Ah papà, un bel orsacchiotto, eh. Ajay, non stavo scherzando quando ti ho detto di aprirlo in due. Il corpo mi serve intatto. Armi ed esplosivi fanno troppi danni. Devi usare una lama. È il momento di una bella uccisione, vecchio stile. Perché cazzo ti serve il corpo intatto? Oh, Ajay, non voglio dirti bugie. Porco Giuda, macabro Willis. Folle! E i primi due se ne sono andati. Cazzo. È uscito l'orso. L'ho preso allora. Ma se loro corrono non riesco a pigliare. Sì, io hai capito bene. Merda, orso. Orso dico pure io, mo. Me ne vado, me ne vado.
Mamma mia, che tattica. Abbiamo liberato l'orso in maniera più... Ehi, 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 ehi. Fatemi prendere il bottino. Cazzo, cane de merda. Era proprio un cane, pensavo fosse più un lupo. Porco Giuda, dove mi prendevo? Eccolo là che l'ho colpito. Come ci salgo là sopra? Guarda qua. Ok. Questo l'ho preso. Questo pure. Che cazzo vuoi? Apro ciò. Madonna mia, un colpo gli ho buttato. Vai, sali, giù, sali. Una cosa che non uso sono le esche, non mi viene proprio da usarle. Non ci penso proprio che possano essere attaccati. Un conto è se mi mettono là il predatore che lo vedo . Servono dei leopardi, delle nevi, porco Giuda. Mi andò a prendere, maledetto. Sbagliato. Yes. Eccolo. Abbiamo chiamato. Hai rotto il cazzo. Non riesco a prenderti. Porco Giuda, muori. Finito le medicine. Porco Giuda, muorici. E che cazzo. Non morivi più, figlio mio. Oh. Il leopardo più forte del mondo. Porca puttana. Se rompevi il cazzo. Fino quasi tutte le frecce, quasi quasi. È morto. Porco Giuda. Ok, il boss vuole delle prove. Uiu. Che ragazzi, aspettate un attimo perché devo. Appunto. Te l'ho ficcata nel cervello, muorici. Olè. Va, che bello. Fai da te, finalmente, cazzo. Cos'è che devo fare? Questa cagata. Oh, che cribbio. Pelle di Sambur mi serve, non lo sapevo. Quanto sono deficiente. Mi serviva la pelle di Sambur e non lo sapevo. Ok, vai, apriamo qua. Leggiamo. Non so a che cazzo serve a leggere, però non... Noi leggiamo. Vai, bello sventrato da un orso. Foto scattata. Bene, ci vediamo a terra. Goditi il viaggio. Sì, sì, scommetto che mo qualcosa deve succedere, no? Perché non me stai portando tu come un papà. Porco. Oh, devo arrivare a terra. Bello! Porca merda. Sotto il ponte! Oh, che culo.
Yuma, sei rimasta senza tenenti adesso, eh? Cocca de mamma. Brutta lurda. Nooo! Oh! What's up, Jay? Alzate, alzate! Un viaggio un par di palle. Dove vado? Sinistra, sinistra. Gira, gira, gira. Rimani alto. Rimani alto. Oh mio Dio. Mi secca la testa. Infame di un Willis, non ti va neanche di venirmi a prendere di nuovo, pezzo di merda. Questa è la valanga. Wow, cazzo. Sì. Che figata. Aiuto. 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 Catene, va sulla tutelare. Eccola. Sto arrivando. Arrivo, arrivo. Arrivo. Perché? Perché? Spiega perché io non sono atterrato nel triangolo arancione. Ma vai a farti un fanculo. Fanculizzati. No, dai, no, da Ligia, no, però, dai, non è giusto. Mo mi schianto contro il ponte. Preciso. Ma vaffanculo, vai, vaffanculo veramente. Ma che cazzo è, scusa? Dai, ce l'avevo fatta. Che a quella velocità contro un ponte di merda ti uccidi. Vado a cagare. Oddio un missile. Oddio un altro missile. Non è che mi bucano la tuta, ma me la sfondano proprio. Porco Giuda, sto rasentando le rocce senza motivo. Elicottero no. No che mi tagli in due. Che culo. Io voglio capire perché sono morto. Voglio una spiegazione valida, cazzo. No, no, no. Non toccare adesso la roccia. Sull'aereo a terra. Sull'aereo, quanto è vero Dio. No! Hai eliminato il bersaglio? Sì, l'ho fatto fuori. Adesso pensiamo Sari. A Yuma. Queste informazioni sono l'ultima busta paga. Quelli che hai ucciso finora erano contatti della CIA, pulizie di primavera. Ormai Pagan non rappresenta più una minaccia per gli Stati Uniti. E noi dovevamo coprire le nostre tracce in Kirat. Hai fatto un ottimo lavoro. Quindi mi hai raccontato un sacco di palle. Quel che ho detto sui tuoi genitori, quello è tutto vero. E quel che ti ho detto di Yuma... Chiediglielo tu stesso! Cosa cazzo stai facendo? Mi dispiace, ragazzo, ma come ti ho detto, i patrioti sono tutti figli di puttana! Che bastardo! Aia! Alleluia! Ai. Quindi era tutta una cosa. Tutta una cosa messa d'accordo tra Yuma e Pagard. E sto infame.